sono Emanuele Morlini, sono qua allo stand di RCF della Fiera di Rimini e vi presento i nuovi prodotti che abbiamo portato qui per la prima volta sul mercato italiano. Vi presento dei sistemi Line Array che completano la gamma di quelli che già sono a catalogo. Ci sono fondamentalmente quattro nuovi sistemi, partendo dal più piccolo, quello che state vedendo adesso, che è l'HDL26, doppio 6 pollici con il driver nuovo, che è la versione aggiornata dell'esistente HDL6, nel quale abbiamo anche un amplificatore nuovo, di nuova generazione, da 1100 watt RMS. Il miglioramento è rappresentato dal fatto che non abbiamo più un processore analogico d'ingresso, ma abbiamo un autentico DSP 96 kHz. Abbiamo poi l'HDL28, che è il doppio 8 pollici con driver da 3 pollici. È un nuovo design basato sulla stessa configurazione del già esistente HDL10, ma che implementa una meccanica nuova, per cui anche l'hardware è completamente diverso. Abbiamo il FIR a bordo, abbiamo l'HDL30 che è già esistente sul mercato, doppio 10 pollici con driver da 4 pollici. L'ultima cosa che si presenta per la serie dei Line Array HDL è la versione nuova dell'HDL50, che in realtà è semplicemente stata aggiornata con nuovi amplificatori che sono in grado di erogare una potenza di 4000 watt. Il mixer nuovo digitale è l'M20X, che è un mixer a 20 canali sul quale abbiamo la possibilità di gestire 20 canali di ingresso, sistemi di controllo come equalizzazione, processore dinamico, ma la cosa che vale la pena segnalare e che lo rende differente da altri prodotti è la possibilità di la registrazione e il playback in multitraccia, sulla porta Ethernet disponibile ma anche su SD card, per cui si possono registrare 20 tracce direttamente su questo supporto. Il sistema è remotabile, il sistema di controllo remoto è gestibile con applicazioni sia per macOS che per tablet con sistemi Android. Vabbè, relativamente a 70 anni dell'azienda si può dire che, nonostante l'età, è un'azienda ancora decisamente molto dinamica. Ultimamente si sta ingrandendo e quest'anno ci sono state nuove acquisizioni, acquisite compagnie estere, è stata comprata EAV da parte del gruppo e anche DPA, per cui gli orizzonti di sviluppo futuro sembrano essere ancora più brillanti di quello che è ancora stato il passato glorioso.